Salve a tutti, in questo video vedremo alcune trappolette che il bianco può tendere al nero, specialmente se il nero è un amante della difesa olandese. Non potrà che infilarsi in questo ginepraio da cui, se non conosce un pochino i vari trabocchetti, non ne esce sicuramente bene. In ogni caso, potete provare a giocare questa apertura anche se giocate tranquillamente la reti, è un'apertura molto versatile. Quindi, insomma, un po' per tutte le tasche. Vediamo di che si tratta. Ok, in pratica stiamo parlando del gambetto Lisitsin, che inizia con il bianco cavallo F3, il nero prova a entrare in un qualcosa tipo difesa olandese con F5, qui la speranza del nero è che magari il bianco collabori in qualche modo e si infili di sua volontà in una linea conosciuta dell'olandese, ad esempio questa. In realtà il bianco va a giocare il gambetto Lisitsin, che consiste nello spingere questo pedone in E4, sacrificandolo completamente. E questo è un bocconcino che difficilmente si può rifiutare, perché vedete, un pedone laterale può catturare un pedone completamente indifeso del bianco e allo stesso tempo guadagnare un tempo perché attacca il cavallo. Sembra tutto rose e fiori, però F per E4 penso comunque sia la mossa migliore per il nero qui. Però si entra in una variante un pochino complicata, cavallo g5, e questo un pochino ricorda anche il gambetto Budapest. Ora il nero ha un pedone in più, quindi c'è un cavallo che sta attaccando questo pedone. Se il nero prova a tenerlo a tutti i costi va un pochino a stare male. Allora qui ci sono vari modi per rispondere. Probabilmente la cosa migliore da fare per il nero è lasciar perdere questo pedone, non concentrarsi troppo nel mantenerlo e accontentarsi del fatto di aver fatto fuori un pedone centrale con uno laterale. Ok, una mossa in più di pedone per il nero, ma comunque un certo compenso strategico che lo porta a quasi ottenere l'uguaglianza nella partita. Ok, cosa potrebbe fare il nero qui per cercare lo strenuo di difendere questo pedone? D5 sembra una mossa più logica, perché completa un ottimo centro, lascia tagliato fuori questo cavallo da ogni gioco e chissà, magari ha già la partita in pugno. Il bianco però risponde D3. Ok, nuovamente c'è minaccia su questo pedone. Qui la cosa che tipicamente il nero potrebbe pensare di fare è cambiare subito per evitare di perdere immediatamente questo centro forte. Se prende però, il bianco ottiene il gioco che voleva, può ricatturare l'alfiere e ora c'è pressione su punta H7. Questa sarà cruciale per il proseguo della partita. Tra l'altro notate anche che il bianco può entrare di donna con donna H5, giusto proprio per via del problema che dà la difesa olandese con la spinta che lascia aperta questa via per l'ingresso dei pezzi bianchi. E qui la situazione non è facile, perché probabilmente il nero deve cercare a tutti i modi di difendersi. Probabilmente forse la mossa migliore è G6 qui, però una mossa che sembra buona perché sviluppa il pezzo, difende l'entrata della donna e allo stesso tempo difende anche H7 e cavallo F6, perché non giocarla? Bene, qui il bianco può proseguire con il proprio piano distruttivo. Ora ci sono due modi, quello più corretto è schiantare l'alfiere su H7. E ora questo alfiere non può essere ripreso, tra l'altro sta minacciando di rientrare con scacco sul re avversario. Quindi che fare? Ora innanzitutto vediamo se viene preso di cavallo. Il problema è che si lascia questa casa d'ingresso alla donna. Quindi donna H5, il re nero è già nei guai. Infatti ora parte questa minaccia, il re è costretto a uscire allo scoperto, ad esempio re D7. Il bianco continua con cavallo F7, apre questa linea minacciando roba pesante già con la donna, inoltre doppio a donna e torre. La mossa migliore per il nero qui, ma ormai è troppo tardi, giocare cavallo F6 contrattaccando la donna, ma semplicemente il bianco guadagna materiale qui. Ok, ora la donna si salva, ma il bianco può ritirare il cavallo volendo, anche dando scacco, e la partita prosegue con netto vantaggio del bianco. Se viceversa il nero prova a spostare la donna dicendo ok, ora ti inchiodo il cavallo sulla donna, qui si va a prendere matto subito proprio per via di donna per D5. Ce ne possiamo scordare. Ok, un po' meglio rispetto a cavallo per H7 e torre per H7.
In pratica si capisce abbastanza bene, questo alfiere va preso comunque, perché poi altrimenti entra in G6 e il re nero è costretto a darsi alla macchia verso il centro e beh, non può finire sicuramente bene. Ora a questo punto c'è cavallo per torre e il bianco passa in vantaggio materiale e c'è il solito problema che questo cavallo non può essere ripreso, perché se si leva il cavallo da F6 entra la donna in H5. Al che re D7, se il re si sposta si prende anche un pedone gratis, si rinforza il re indietro e poi nuovamente doppio re a cavallo e quindi si pappa il cavallo. Conviene piuttosto che spostare il re quindi giocare questa G6 in modo almeno da evitare di perdere direttamente anche questo pedone, e qui si perde un pedone laterale, però si perde anche il cavallo, ma almeno il pedone centrale del nero rimane un pochino più vivo, per così dire. Ok, questa era una possibilità. Rivediamo da capo questa apertura. Il bianco, il nero qui ha deciso di difendere il pedone con D5. Quindi nel caso il bianco giochi D3, piuttosto che cambiare questo pedone c'è da fare qualcos'altro. Un'altra cosa che minaccia il bianco ora è l'apertura di questa linea con cambio di donne, quindi forzatura del re nero al centro. Ecco perché qui probabilmente la mossa è migliore addirittura spostare la donna in una posizione in cui sia difesa dai pedoni. Così che anche nel caso di cattura non c'è alcun problema se poi il bianco decide di cambiare pezzi. Ad ogni modo vediamo altre difese, non D5, ma quella più un pochino più giocata è cavallo F6 e sembra più buona perché va subito a difendere alcuni punti cruciali. Tuttavia abbiamo visto che spesso questo cavallo non è sufficiente, ecco perché di solito qui il bianco fa bene a giocare nuovamente D3 cercando l'eventuale cambio, cosa che il nero fa bene a rifiutare. Probabilmente la migliore qui è semplicemente giocare per lo sviluppo cavallo C6, poi in futuro si spingeranno questi pedoni per conquistare il centro che il nero si merita avendo catturato in E4 prima. Alternativamente si può anche pensare a rinforzare in D5, ma non funziona bene per il solito motivo, perché qui dopo D per E, poi il bianco magari riesce a aprirsi questa colonna, cambiare le donne e lasciare il re nero al centro in una posizione non proprio piacevole. Ad ogni modo, se il nero qui cambia subito il pedone, favorisce il bianco, perché si trova due pezzi sviluppati col solito attacco su H7. E ora che fare? La situazione è un po' complicata, perché ad esempio in caso di G6, che abbiamo visto poteva funzionare prima, qui non è altrettanto buona perché il bianco può già cominciare a cercare di sfondare questa struttura e l'attacco del bianco monta. L'altra alternativa, forse migliore, potrebbe essere sviluppare l'altro cavallo, fregarsene. Qui chiaramente cavallo per H7 è buona perché si minaccia la solita alfiere G6. Il nero si deve difendere giocando cavallo E5 per bloccare un po' tutte le situazioni. Chiaro, il bianco ha recuperato il pedone, la situazione di gioco lo vede leggermente favorito, ma insomma per essere un'apertura con il bianco che alla prima mossa ovviamente va bene al nero. Viceversa si potrebbe fare qualche errore, ad esempio un'altra mossa che trascura completamente qualsiasi sviluppo sulla di re, ad esempio E5, sembra buona, ok, apro linee per i pezzi, vo avanti, tranquillo, ok. In questo caso però segue alfiere per H7 e la variante è simile a prima. La minaccia è nuovamente quella di salvarlo riportandolo indietro e qui non c'è grandi cose. Diciamo ancora una volta, se il cavallo prende, entra la donna, re E7, donna dentro, il re va proprio a farfalle. E a questo punto si può dire che la partita è chiusa, perché il bianco ha n.000 modi per proseguire l'attacco e il re viene probabilmente mattato in poche mosse, in 8 per essere precisi, o in ogni caso ad esempio su alfiere 3 c'è ancora qualche possibilità di difesa, ma perde materiale pesante, rimane con il re completamente scoperto, non c'è niente da fare. Ad esempio qui alfiere 3, l'unico modo per sopravvivere un po' di più è frapporre il pedone, però questo pedone cade, va cambiato
e comunque il bianco rimane con un attacco micidiale. L'altra opzione invece di cavallo H7, al solito è torre per H7, quindi arrivato al momento di schiantare l'alfiere, il nero può rispondere così. E anche in questo caso segue cavallo per H7, questo cavallo non può essere preso per via del doppio di donna, quindi il nero qui può benissimo giocare un'altra mossa, ma ormai ha già perso un po' di materiale, si trova un po' in svantaggio. Chiaramente se qui il cavallo prende, c'è donna H5 e siamo alle solite con questo doppio, il nero perde comunque materiale e va probabilmente a perdere anche la partita. Ok, quindi ecco qua gambetto Lisitzin, quindi se giocate la difesa olandese, occhio, perché come sapete bene ci possono essere problemi sul lato di re grazie all'apertura della casa F7, quindi siate consci di quello che fate, conoscete anche queste varianti che possono essere mortali per il nero. Ok, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!